Qui su Twitch sono tutti quanti ovviamente i nostri benvenuti. Salutiamo anche Peppe, Kick Peppe, buonasera, buonasera a te Peppe. E allora partiamo con i sondaggi, diciamo con le pagelle. Io parto da Gennaro, poi magari dopo andiamo a leggere se arriva qualche messaggio, mi pare che ne ho visto già uno. Dopo magari andiamo a leggere, quindi sul giudizio del Miami Open. Poi, allora, visto che già stiamo con questi due, partiamo da Fabio Fognini e da Simone Bolelli. Sì, Gennaro. mentre stavo cercando un foglio per segnarmi. Allora, ci sono Fognini, Sì, Berrettini, adesso Musetti. riprendo Sì, sono. io tempo fa tengo una mini aziendina con scritto Italian Tennis Player che io praticamente ho utilizzato all'interno quando ho preparato le domande per i nostri ospiti che abbiamo avuto su Instagram. Allora Sì. questo qua lo possiamo usare pure per questo, così poi magari lo Allora, metto. Fognini e Bolelli, aiutateci anche voi da casa. Musetti c'era, Sonego c'era. Allora partiamo, io intanto parto con il duo italiano, penso Fabio Fognini e Simone Bolelli come pagella, io gli do un 9 pieno, avrei dato il 10 se fossero arrivati ad alzare la coppa, 9 e mezzo se fossero arrivati in semifinale, gli do 9 perché è vero che hanno vinto il 500 di Rio, però quest'anno stanno riprendendo a giocare insieme, quindi non sono una coppia che comunque giocavano insieme da anni. Lo sono tornati a fare adesso più fisso, quindi un bel 9 perché si arriva a fare una semifinale in un 1000, credo che sia un grande traguardo, quindi un bel 9 per loro. Non so, Gennaro, tu che voto gli daresti? No, io non dico 9 perché non siamo arrivati in finale. Dai, il 10 era per la vittoria del torneo, io dico 8 e mezzo perché comunque è un voto alto perché, come ho detto appunto prima, sono due tennisti che, nonostante, ripeto, appunto lo slam in cemento, danno il loro meglio su terra. Quindi io ho proprio il desiderio di vederli lì e lì credo valeranno qualche 10. Intanto Riccardo dice: vai, vai, buonasera, diamo un giudizio agli azzurri in quel di Miami. Allora, intanto Campa per il momento non fa nomi, dice più in generale molto sfortunati perché ci sono stati praticamente Ah, sì. due, diciamo, dei nostri due top italiani, no? Che sono Matteo Berrettini e Jannik Sinner. Allora, io qui vado proprio discorrendo perché abbiamo le foto di tutti, perché poi ne abbiamo scritti di tutti, Jannik Sinner. Io gli do anche a lui un voto altissimo perché stava facendo un grande torneo. Poi purtroppo le vesciche lo hanno fermato. Gli darei un 9 perché fino a questo momento stava giocando benissimo. Purtroppo gli è andata male. No, dai, io gli do l'otto, un otto dovuto a una maturità mentale che mi è piaciuta. Il suo stile di tennis, che è inutile parlarne, piace a tutti sicuramente, a chi non piace ha qualche problema con questo sport, perché sta migliorando tantissimo su tutto. È migliorato col servizio, sta migliorando, prova meno ad attaccare alla rete, quindi sono tutte cose che aggiunge. E servizio è dritto, non do più di un 8 perché non dico con tanto con Carreño, ma con Ruusuvuori si poteva vincere più facilmente. Con Kyrgios si è dimostrato un campione, quindi dai, alla luce anche delle sue condizioni fisiche, per me un 8 è giusto. Riccardo, diciamo che non è d'accordo con noi. Poi per quanto riguarda Matteo Berrettini, la leggiamo dopo quando ci arriviamo. Dice Sinner 6 e mezzo, bene per la grinta nelle due partite, ma dice che non è soddisfatto del tennis espresso con Kyrgios benino. A me sinceramente è piaciuto molto Riccardo, sia contro Carreño Busta che con Kyrgios. Magari sì, prima no, non giocato bene, però già contro Carreño avevo visto un tennis decisamente alto, forse aveva giocato anche una delle migliori partite. Io, allora, 6,5 sul gioco sono anche d'accordo. Secondo me, dove è tanto migliorato, che personalmente, perché poi parliamo sempre di soggettività, non oggettività, ma l'8 per me glielo do per la tenuta mentale, perché si è mostrato glaciale sui match point, e poi sui miglioramenti che abbiamo visto. Il problema del servizio che è migliorato, la propensione ad andare a rete. Tutte queste cose che personalmente mi sono piaciute tantissime. Poi purtroppo
abbiamo avuto quel cioè, ha avuto quel problema. Io parlo sempre al plurale perché da tifoso è come se l'avessi avuto anch'io quel problema alle vesciche dei piedi, e quindi ci siamo dovuti fermare lì. Sì, quindi proprio andata così. Intanto stavo un attimo riformulando la domanda per chi si collega magari dopo. Quindi praticamente le pagelle, ecco. Andiamo a ritroso. Allora, dopo Yannick Sinner, beh, questa foto di Matteo Berrettini non la voglio mettere perché Eh beh, più Berrettini è senza avuto, non ha partecipato. sì, è vero. Alla fine purtroppo Sonego. a parte che poi diceva Riccardo, un attimo che la recupero, tornando a Berrettini, ci dovrebbe prenotare un viaggio spirituale a Lourdes, quindi Su questo sono d'accordo, ma non solo lui, anche Sinner. Sinner nell'ultimo mese ha avuto Covid, problemi di pancia e vesciche ai piedi. Mi fa vedere un po' tutti e due, cioè veramente. assurdo. Allora, un attimo che rimetto un attimo qui il sondaggio per chi si collega adesso o per chi ci sta seguendo e vuole scrivere. Allora, andiamo avanti con. Vedo Lucia Bronzetti. Allora, andiamo con Lucia Bronzetti. Lucia ha avuto alto. Altissimo anche a lei. Allora, Anche io. guarda, gli avrei dato un 9, ma visto la chance per quel match point che ha avuto, mi permetto di dargli 8 e mezzo, però era per dire che con voto altissimo perché ha fatto un torneo Sì. al di sopra di quello che ci potessimo aspettare. Guarda, io avrei detto anche 10 se non fosse per il match point, perché sono le vittorie fatte per il gioco e per le tenniste affrontate che hanno fatto la differenza. A differenza appunto di Sinner, lei ha affrontato tante tenniste, penso la Tomljanovic, dai, la batti in rimonta e tanta roba, tanta roba, e tanta roba pure. Il passare da una tennista di alto livello al basso per poi riaffrontare la Savini, in che senso? Mi spiego, per chi è da casa e magari non ha seguito il torneo, lei ha affrontato la Tomljanovic e poi è tornata su. Ricordami il secondo turno, che adesso non ricordo. Aspetta, Contro Camila Giorgi, purtroppo non si è giocato in tempo. sì, posto la Giorgi, chi c'era? Ah sì, un attimo che lo recuperiamo subito, guarda, ce l'ho qui. Allora, Bronzetti, se il Miami Open, allora, solo Ok, per. l'ho trovata. Eh sì, l'ho trovata, l'ho trovata. Ha affrontato Vogel e la Svizzera. Passando anche, è anche un motivo per questo che stavo guardando, lei è passata anche dalle qualificazioni, quindi ha fatto 6 match a Miami, è stata ripescata, e la bravura mia, secondo me, è che è passata a alto livello con la Tomljanovic, un po' più basso livello con la Vogel, per poi riprendere in alto con la Saviglie, dove ha avuto anche match point. Non è facile. La cosa che ha aiutato Sinner è stata affrontare Lussuori, sale il livello Carreño, sale ancora il livello Kyrgios. Poi vabbè, con Cerundolo non l'ha giocata per infortunio, perciò dico, la paura di Bronzetti è stata proprio quella, cioè di capire che l'avversario andava affrontata per bene, sia che sia di rango alto che di rango basso. Io le do un 9, mi è piaciuto tantissimo, ha avuto match point e non posso che essere felice. No, infatti sono d'accordo. Allora, poi andiamo avanti, quindi mettiamo un 9 qua, vediamo se chi ci sta scrivendo si hanno scritto di Lucia Bronzetti, altrimenti andiamo avanti. Dice Riccardo, Lucia Bronzetti dovrebbe conoscere Cerundolo, potrebbe fare grandi cose per il fatto che ci sono state. Però diciamo che Cerundolo è stato molto molto più fortunato. Sì, Diciamo. dai. Sì, era una pochina, poi sì. Alla fine Bronzetti ne ha saltata una con la Kalinskaya, per il resto le ha giocate tutte, quindi di che Riccardo, parliamo? permetti di dargli l'8 meno perché aveva perso la finale. Sì, vabbè, sì, ma ci può stare. Ci può Sì, stare, vabbè. assolutamente. Comunque, 8 meno è altissimo. Allora, poi andiamo avanti, vediamo un po'. Io vado a ritroso, no? Vabbè, il primo che trovo. Allora, Fabio. sì, eccolo qui. Sì, Fabio ha perché. fatto un super torneo. Però qui ovviamente lo dobbiamo considerare come singolo. Io Sì. parto io, parto io, Vai, vai, vai. io gli do 7 perché semplicemente ha perso contro un avversario più forte di lui e ha fatto quello che doveva fare, cioè
è arrivato al turno che poi doveva affrontare Kyrgios, che purtroppo è stato più forte di lui, quindi diciamo di Io più, sono d'accordissimo. gli avrei dato di più se avesse superato Kyrgios, però ha fatto quello che doveva fare nel singolare. Credo che purtroppo gli è Sì. capitato Kyrgios e è andata male. No, sono d'accordissimo, anch'io gli do un bel 7 perché ha affrontato Daniel dove era sotto di 7, poi era sotto nel terzo di break, Daniel serviva per il match, l'ha ribaltato e è andato a vincere il match. L'abbiamo parlato l'altro giorno, l'obiettivo di Fognini era di entrare nei 32 per gli slam, e per essere testa di serie negli slam, quindi credo che... È stato un torneo positivo alla luce anche di Indian Wells. Lui ha fatto quello che doveva fare. Poi con Kyrgios ci perde e con Kyrgios non ha giocato male. Ma con Kyrgios abbiamo visto Rublev. Rublev è stato distrutto. Quindi figuratevi se non può essere stato, se non può perdere Fognini. Insomma, Certo. E quindi gli dà un bel 7, anche Riccardo è 6-7-7. con noi, dice 7, con Daniel è arrivato lì sul punto di perdere, però si è salvato. Sì, però con Daniel e Riccardo comunque un avversario che sul cemento è ostico, quindi comunque ha fatto un buon torneo, poi con il doppio diciamo c'è stata la ciliegina sulla torta. Allora andiamo avanti. Adesso penso che dovrebbero arrivare gli italiani che sono usciti al primo turno, credo. Muso e Sonego. Sì, eccolo qui. Sonego gli do Sufficiente. no, e ovviamente non è sufficiente perché ha perso al primo turno. Io gli do 5 e da lui ci aspettiamo sicuramente qualcosa in più, perché ha le capacità di farlo, e non solo su terra battuta, anche sul cemento, perché io vidi una delle partite di Sonego, proprio della mia vita di Sonego, proprio a Miami, che fece un partitone. Mi sembra che fosse nel, sì, no, no, mi sembra, era nel 2019, cioè era l'anno prima del Covid, e fece un super partitone. Poi, come dicono anche ad Ani, no, che ci mise la garra charrua in quella Sì. partita là. E a me piace vedere quel Sonego e sono convinto che tornerà così, però ovviamente gli devo dare 5 per questo torneo qua, ma sono sicuro che a breve tornerà, diciamo, a ruggire di nuovo. Mi trovi perfettamente d'accordo, anche io ho scritto qua 5 Sonego perché conosciamo che ho il suo animo lottatore. E se non lo vedo lottare, Sonego perde tanto del suo tennis, perché l'ho sempre detto e l'abbiamo sempre pensato. È uno che sa fare tutto con un buon livello, non è che eccelle in nulla, proprio perché è bravo a saper fare tutto. Come primo turno di un 1000 affronti Kudla, che per quanto sia avesse appena vinto il Challenger di Phoenix, in forma e tutto, però tu sei un attimo Sonego e lui è Kudla, quindi mi aspetto che magari pure se surf la porta a casa, invece vince il primo e si è fatto ribaltare. Ora viene la stagione su terra, lui là difende tanti punti, tra cui la finale a Roma, e spero che appunto su terra riesca a ritrovare il suo tennis che conosciamo e che personalmente fa impazzire. Tu racconta la tua esperienza con Sonego, io racconto la mia con Sonego, che l'anno scorso a novembre ero alle final, alla Davis, e l'ho visto dal vivo contro Opelka e poi contro Mejia. Mi è piaciuto tantissimo, lui era proprio gasato a mille, anche perché giocava in casa. Mi è piaciuto tantissimo. Io conosco quel Sonego, non penso che il Sonego visto a Miami sia quello veramente. Io penso che il Sonego vero è quello che abbiamo visto l'anno scorso. Ok, vediamo invece per i ragazzi che ci stanno seguendo. Allora, prima di tutto saluto Matteo che si è collegato. Buonasera Matteo, se vuoi, abbiamo già fatto alcuni, Bronzetti, Sinner, Berrettini senza voto, diciamo Fognini, Bolelli doppio, solamente Fognini singolo, adesso stiamo con Sonego, se vuoi giocare insieme a noi a dare diciamo i numeri, in senso buono a dare i numeri. Ci puoi commentare qui. Allora, vediamo, dice Francesco, per me, allora, ritornando su Fabio Fognini, perché non l'avevamo letto, dice per me ha fatto il suo, né più e né di meno. Sì,
Sono d'accordo, Riccardo, ritornando sempre a Fabio, dice è di formazione spagnola, non è da sottovalutare anche sul rosso, in È realtà. vero, Daniel sta vivendo, diciamo, questa sua nuova gioventù. L'anno scorso è stato un anno pessimo, quest'anno sta ritrovando buoni risultati, sia sulla Open che ora anche sul cemento di Indian Wells e di Miami. Sta giocando bene, questo è vero, e su terra rossa dice la sua, quindi mi trovo d'accordo con Riccardo. Poi sempre prima che non li avevo letto, chiedo scusa, mi erano sfuggiti, aveva dato Francesco 7,5 a Sinner, mentre per quanto riguarda il doppio, da Simone Bolelli e Fabio Fognini, 8,5. Poi vediamo, dice Riccardo Sussonego, lo dipingiamo tutti come un gran lottatore, ma ogni volta che parte favorito mentalmente non riesce a reggere la pressione. Sì, poi mi sembra che ne abbiamo anche parlato, Gennaro, forse è una delle sue pecche questa qui, di non reggere la pressione quando è magari tra virgolette favorito. Poi dice, è invalutabile perché il suo gioco in campo è fortemente dipendente dall'aspetto mentale, quindi finché non si sblocca con qualche vittoria, il loop negativo lo trascinerà sempre più giù. Sono tre tornei che per me non va sopra il 4, quindi per Riccardo è un 4 in pagella. Allora, per quanto riguarda l'aspetto mentale, abbiamo appunto, come hai detto tu, abbiamo detto più e più volte, che sia un tennista che cada sempre più in basso, io non credo, dico la verità, perché comunque è un tennista che sì, è vero, da favorito ha dei problemi. Riprendo appunto l'esperienza della Davis con Opelka, partiva sfavorito e ha vinto 6-3, 7-6, mentre con Mejia si è trovato sotto, Mejia numero 300 e passa al mondo, si è trovato sotto di un set e poi l'ha ribaltato. È vero, ha un po' questo problema mentale, ma non credo che entri in un loop, diciamo, come appunto scrive Riccardo, che cade più giù. Anzi, io mi auguro di ritrovarlo il prima possibile al meglio, perché è un tennista che personalmente mi piace tantissimo. Ok, allora andiamo avanti, vediamo dopo Sonego, dovrebbe starci allora. Vabbè, Un rettolone anche Camila Giorgi ovviamente noi la diamo senza senza voto voto. per l'infortunio, speriamo che possa recuperare il prima possibile. Poi Lorenzo Musetti, eccolo qui. Allora comincio io. Vabbè. Indian Wells ha fatto benissimo, nel senso che poi ha perso contro Opelka, che vabbè, purtroppo non è facile giocare contro Opelka. Con Popirin forse poteva fare meglio, però non so, gli do un 5,5 perché avrebbe potuto passare il turno, ma Musetti è in grande fiducia adesso, credo, e adesso su terra rossa, che è la sua superficie, secondo me farà grandi cose. Non so, Gennaro, tu qualcosa ne pensi? Sì, ne abbiamo parlato l'altra volta. Lui ha preferito non iniziare la stagione subito su terra rossa perché voleva continuare a giocare su cemento in vista poi della Davis, che è stato fondamentale perché la sua vittoria con Gombos ci ha permesso di passare al turno successivo, la fase principale. E Musetti, sì, questo torneo mi ha un po' deluso alla luce soprattutto del precedente, la settimana di prima a Phoenix, dove l'aveva battuto 6-2-6-2. Nel secondo set qui a Miami era in vantaggio anche 3-0, se non sbaglio, nel secondo comunque era in vantaggio di break, e per come l'ha persa non mi va di dare più di un 5, però come dicevi tu appunto è discorso di Sonego, ora c'è la terra rossa, i nostri italiani là possono fare bene, sperando che recuperano tutti quanti, Berrettini credo un pochettino più ci vuole, ma Sinner ha detto che forse per Montecarlo già ci riesce. Allora, per quanto riguarda invece da chi ci sta seguendo, dice Campa, Musetti molto incostante ancora durante il match, mentre tornando a Camila dice non è comunque in un bel periodo, speriamo torni meglio, purtroppo non sta giocando. Mentre Riccardo, ritornando a Sonego, dice certo anch'io me lo auguro, però diciamo che spera che si possa sbloccare il Sì, prima. ce lo auguriamo tutti. Allora, andiamo avanti, vediamo chi è Manca arrivato. la Paolini. Sì, Paolini, Paolini. la recuperiamo. Eccola qui.
Allora, Jasmine Paolini, stesso discorso di Lorenzo Musetti, nel senso che Indian Wells a me la Paolini mi era veramente piaciuta molto, per come aveva giocato, aggressiva anche, bellissimi colpi. Il secondo turno ha fatto una super gara. Questa invece la partita l'ho vista, non ha proprio giocato bene, infatti il risultato 6-1, 6-2, se non vado errato, quindi Sì, con Alexandrova, secondo te due. un po' come Sonego, il mio voto è 5, ma a differenza di Sonego, Jasmine penso che abbia cominciato la stagione meglio. Vediamo adesso in terra battuta come si comporterà. Io do un 4,5 perché mi stava piacendo tantissimo. Veniva da un buon torneo in Indian Wells, aveva battuto appunto Arina Sabalenka. Con Golubic stavamo vedendo assieme quella partita e appunto abbiamo detto quanto ci sta piacendo, che ha finito il match stremata, e con Alexandrova 6-1-6-2 è un po' pesante, 4,5 perché appunto la partita non l'ha proprio giocata. Ok, tanto Riccardo, tornando a Lorenzo Musetti, dice con Poprin a Phoenix ha passeggiato perché ha risposto vicino al campo. Ha giocato davvero Vero. proprio. Il match di Miami ha fatto troppi errori da fondo e ha risposto in maniera oggettivamente obbrosia. Obrobrius. Mi dispiace, però, essendo il tennista italiano che mi gasa di più, è anche quello che più mi deprime nelle sconfitte. 5 per Lollo e vediamoci in Marocco. Vabbè, lì si spera che possa arrivare fino in fondo perché ce l'ha nelle corde. Poi comunque questo fatto di, diciamo, di rispondere molto dietro Gennaro, abbiamo capito che forse è una delle sue caratteristiche del suo tennis.